nessun tipo di vendetta, nessun tipo di trattamento di favore. Quello che è previsto dalla legge, e sono sicuro che la giuria, i giudici sapranno giudicare con correttezza. Quello che è successo lo sappiamo tutti, rinnova il mio dolore, perché sentire costantemente quanto è successo rinnovare il mio dolore, ma ho piena fiducia nelle istituzioni, quindi sono sicuro che la pena giusta sarà quella che la giuria deciderà di nominare. La giuria è diventata un simbolo, però, no? È quello che ha voluto fare anche lei con la fondazione, con i tanti convegni. Quello che preme la difesa invece è evitare che sia un processo simbolo, ma un processo semplicemente per Filippo Duretta. Lei invece vorrebbe che si continuasse questa battaglia per Giulia, perché sia per tutte le donne. Sono due cose distinte: un conto è giudicare un reato, un altro prodigarsi per far sì che questo non succeda in altro modo, e questo lo farò con la fondazione e assieme a tutte le associazioni che stanno lottando contro la violenza sulle donne. Lei sarà presente solo oggi o sarà presente anche alle altre? Vedremo, oggi è successo un atto dovuto verso, di rispetto verso la Corte, i giudici, e nel proseguio vediamo, deciderò di volta in volta. Come sto io? Oggi non sto sicuramente bene, ma non c'è giorno che io non pensi alla mia Giulia e a tutto quello che ho perso con lei. Se potesse chiedere qualcosa a Filippo? Nel caso venisse in aula, ha paura? No, perché vorrei. Il danno ormai l'ha fatto. Ma secondo lei dovrebbe venire per il processo e per rispetto anche a voi? Sua discrezione, non entro nel merito. Se potesse, dire qualcosa a Filippo, cosa direbbe? Non avrei niente da dire. Quello che deciderà la giuria per me va bene. E ho piena fiducia in loro.